Nuovo appuntamento con Top Volley, ben ritrovati. Apriamo subito raccontando di quanto è successo a Cracovia con le finali della Champions League. Secondo posto per la Diatec Trentino, terzo invece per la Cucina Lube Civitanova. Una semifinale davvero brutta quella giocata dagli uomini di Blengini, ottimamente invece disputata da quelli di Stoyachev, che si sono imposti nettamente staccando quindi il biglietto per la finalissima. Ieri però sul 2-0 avanti per Trento non è riuscito a fermare la Kazan, la squadra russa fortissima, che si è imposta alla fine per due soli punti di differenza nel tiebreak. Andiamo quindi a sentire le interviste della post partita con i protagonisti della Diatec Trentino. Mister, cosa resta di questi due giorni? Una grandissima Trentino Diatec ad un passo dalla vittoria, che sarebbe stata anche meritata per quanto fatto. Adesso in questo momento è difficile. Eravamo veramente vicino di fare qualcosa di importante, di grande. Però nella vita è così. Mancavano due punti, sempre due punti. Due set per due punti. Kazan ha vinto meritatamente. Complimenti a loro. Ma è come in questo caso, però la vittoria sarebbe da dividere in due, perché Trento ha fatto vedere, specialmente nella prima parte della gara, qualcosa di straordinario. Purtroppo non si può dividere la vittoria, è tutta loro. I due set non contano, conta l'ultimo set. Non siamo riusciti a tenere ritmo fisicamente. I giocatori hanno dato quello che potevano dare in questo momento. Penso a alcuni di loro anche di più delle loro possibilità, però fisicamente dopo il terzo set non potevamo più resistere. Immagino che sia difficile parlarne adesso, però può essere un punto del processo di crescita di questa squadra, che è giovane e talentuosa, ha ancora tanto da dare, non solo in questa stagione ma anche nelle prossime. Come ho detto, adesso è difficile di fare le conclusioni o analisi, bisogna aspettare 2 o 3 giorni. Ovviamente come società bisogna prendere decisioni importanti e a decidere come andare avanti. Per adesso voglio complimentarmi con i giocatori, perché mi hanno dimostrato tante cose in questo torneo, come anche tutta la stagione. Rimane come è giusto che sia la Marica. Dal sogno è mancato davvero poco, però penso che questa squadra vada fatta i complimenti per come ha saputo lottare oggi e non solo oggi. Sì, è difficile parlare delle cose positive in questo attimo. È stata una partita difficile, 2 set da parte nostra di altissimo livello, 2 set da parte dell'avversario, e poi nel 5° set, dove conta una, massimo 2 palle, non siamo riusciti a fare qualche punto decisivo. Forse l'avversario comunque ha giocato di altissimo livello, e per una squadra giovane come la nostra è comunque un grandissimo risultato. Rimane il rammarico per la sconfitta, ma anche credo l'orgoglio di aver messo quasi a ferro e fuoco alle corde una squadra come il Kazan, che si è dimostrata fortissima. Sì, c'è tanto rammarico, perché essere così vicino alla vittoria ci dispiace tanto. Comunque abbiamo messo, come abbiamo detto sia ieri che oggi e nelle tutte partite di quest'anno, abbiamo messo il cuore, la grinta dal primo all'ultimo punto, e ci dispiace che oggi non ci è bastato. Oleg, un 3-2 che fa male, però un 3-2 che deve essere anche un punto di partenza. Una squadra giovane, ha saputo mettere in campo tutto quello che aveva, è mancato solo l'ultimo spunto. Sì, è stata una partita un po' delle occasioni sprecate per noi, però la vita è così, niente, loro sono una squadra molto fisica, hanno battuto molto forte, noi siamo andati in difficoltà un po' in ricezione, allo stesso tempo noi siamo stati altrettanto bravi in battuta, e quindi stando anche 2-0 avanti, insomma, perdere in questa maniera qui è veramente molto molto doloroso, ecco. Ovviamente si può anche prendere un spunto sicuramente positivo, e siamo arrivati in finale, abbiamo quasi vinto contro una delle squadre più forti al mondo, forse la più forte al mondo, ci hanno passato sopra il muro tante di quelle volte, abbiamo resistito.
sono stati lì veramente di squadra, però è andata così, tanta amarezza e basta. Mitar, una grande partita, tua in particolar modo, ad un passo dal sogno, però deve essere un punto di partenza questa per Trento. Avete fatto una gara strepitosa. Sì, era... ho detto anche prima, eravamo vicini, ma alla fine siamo lontani, purtroppo. Abbiamo cominciato bene, abbiamo fatto quasi tutto bene, perfetto. Ragazzi, giochiamo contro la più squadra, forte squadra al mondo, secondo me. Non abbiamo avuto paura, dubbi, ma nulla. Le abbiamo guardati negli occhi, abbiamo giocato pallavolo alto livello. Mi dispiace che è andata così, erano momenti secondo me dove potevamo anche finire la partita per noi, però è andata così purtroppo. Tie break anche per la Cucina Lube Civitanova, che si è imposta 15-10 nella finale, terzo o quarto posto contro la Secco Resovia. Una partita che alla fine ha visto succedere un po' di tutto, perché al di là del gradino conquistato dagli uomini di Blengini sul podio, è arrivata anche in concomitanza con il termine delle partite l'annuncio da parte della società del sollevamento dall'incarico da direttore sportivo di Stefano Recine. In contemporanea il vicepresidente Albino Massa Cesi, presidente anche della Lega Pallavolo Maschile, ha annunciato le sue dimissioni. Quest'oggi è arrivato il comunicato della società. Le dimissioni sono state respinte, le andiamo a leggere. La decisione, si legge nel comunicato ufficiale, è stata presa in mattinata a margine di un incontro tra la dirigente maceratese e la proprietà, che dopo aver manifestato il proprio apprezzamento per l'immediata assunzione di responsabilità manifestata da parte di Albino Massa Cesi, ha invitato il medesimo, trovandone la disponibilità, a continuare il proprio lavoro nell'ambito della società, facendosi anche carico fino a fine stagione delle mansioni che venivano svolte dall'ex direttore sportivo Stefano Recine. Andiamo però intanto a festeggiare questo terzo posto in Europa conquistato da una nostra squadra, lo facciamo con il coach Blengini e i giocatori. Gian Lorenzo Blengini, stasera era importante avere la squadra con la reazione giusta, no? Mi sembra che ci sia stata. Sì, c'è stata, perché era importante anche ieri, venivamo da una brutta sconfitta anche prima della partita di ieri, una sconfitta che volevamo riscattare e non ci siamo riusciti. E ci abbiamo riprovato oggi, guardandoci negli occhi, e lo abbiamo fatto. Non abbiamo giocato la nostra miglior pallavolo, però era importante ancora più del risultato, ovviamente, riuscire a stare in campo, lottare e soffrire, anche se non fossimo riusciti a giocare come volevamo, e questo l'abbiamo fatto, quindi in questo senso abbiamo fatto un passo in avanti sicuramente rispetto a ieri e rispetto a gara 2 con Perugia. E cosa vi siete detti ieri a grandi linee? Quello che ci siamo detti, io poi ogni allenatore ha le proprie idee, però io quello che si dice dentro lo spogliatoio, dentro una sala riunioni, è assolutamente privato tra la squadra e l'allenatore, quindi questo è. Possiamo dire, speriamo che almeno vincere serva un po' a guarire, no? In proiezione di giovedì. Non lo so, a me non piace sperare, a me piace fare delle cose, noi stiamo provando a farle, stasera ce ne sono riuscite alcune che nelle ultime due uscite non c'erano riuscite, e quindi vogliamo continuare, se possiamo, ad aggiungere cose il più in fretta possibile, perché il tempo c'è e la squadra ne ha bisogno. Adesso giovedì c'è questa gara da dentro o fuori, no? Bisogna recuperare le energie, soprattutto credo a livello nervoso. Sì, da tutti i punti di vista è chiaro che ultimamente stiamo parlando molto di mentalità, quando si parla di mentalità, di testa, di atteggiamento, di queste cose che condizionano spesso e sono spesso a commento di situazioni, di prestazioni dove l'aspetto tecnico non è quello che salta di più agli occhi. È sempre difficile fare delle conclusioni in questo senso. Noi procediamo con delle cose più pratiche possibile, perché poi la pallavolo è uno sport che si fa toccando la palla, e quindi oltre a queste bisogna fare delle cose pratiche, farle meglio di come le abbiamo fatte ieri e di come le avevamo fatte nell'ultima partita con Perugia. Dobbiamo farle meglio e aggiungerci anche una parte che è quella
della testa. Dare un segnale oggi, ancora siete vivi, ancora c'è una squadra, ancora c'è una stagione? Era una partita molto difficile ancora sta pomeriggio, ma abbiamo giocato molto meglio durante questa partita. Ieri era una falla per noi, ma oggi abbiamo giocato molto meglio e penso che adesso dobbiamo pensare a Perugia. E quindi con Perugia ancora ci sono possibilità? Spero. C'è sempre possibilità perché è solo 2-0 per Perugia, noi possiamo ancora vincere 3-2 e andare al finale. Questa partita è importante di recuperare la nostra squadra di Lube per playoff. Adesso noi pensando solo per Perugia venerdì, così, giovedì. Cosa ti aspetti giovedì per questa partita? Lo stesso di prima, l'altra squadra molto forte, ma per noi il problema solo in questo campo, di gioco insieme e durante la partita in difficult moment di gioco insieme. Questa notte gioco così. Più che il risultato oggi era importante il modo di stare in campo e quindi la Lube è riuscita a dare un segnale. Sì, prima cosa che devo dire bravi, bravi, bravi tutti, perché non era facile dopo 3 sconfitte, soprattutto dopo quella di ieri, entrare in campo oggi con la testa giusta e provare a dare il nostro massimo. Sappiamo tutti che in questo momento non siamo al nostro livello di prima, però sappiamo che la prossima partita di giovedì è decisiva per noi e quindi oggi abbiamo provato di dare il nostro massimo, di rimanere il più possibile in campo, di provare a trovare il nostro gioco che ci servirà per giovedì. Anche se perdevamo questa partita con il gioco che abbiamo presentato oggi, potevamo essere contenti. Questo terzo posto è arrivato come un premio in questo momento e adesso ci concentriamo sulla partita di giovedì. Eravate come caduti in un buco e ricominciato un po' la risalita. Sì, era forse nessuno ci aspettava di quel gioco che abbiamo dimostrato in questo momento, sia il nostro avversario sia noi. Però siamo stati bravi in momenti importanti di rimanere con la testa giusta, con la pazienza e alla fine il risultato è arrivato. Archiviati gli impegni di Champions League e le nostre due formazioni, si torna a parlare dell'Unipol-Sai Superlega, i playoff. Siamo alle partite decisive delle semifinali. Infatti sia la DHL Modena che la CSA Fieticona da Perugia sono sul 2-0 nei rispettivi incontri. Si torna a giocare giovedì con la Diatec Trentino, che quindi dovrà riuscire a ribaltare il pronostico sul campo della Palapanini. Dall'altra parte invece la Cucina Lubebanca Civitanova dovrà trovare in casa propria, davanti al proprio pubblico, la spinta per riaprire questa serie. In partita invece in gara 2 della settimana scorsa, vi ricordo quanto era accaduto con la Sirsa Fieticona Perugia che si era imposta sulla Cucina Lubebanca Civitanova per 3-0. Era invece servito il tiebreak alla DHL Modena per imporsi sul campo della Diatec Trentino con il risultato finale di 15-17 nel set decisivo. Andiamo proprio a partire da questo incontro con le interviste del post partita. Molto bravi loro a inritirci a fare delle scelte, noi a non capirle. Insomma, abbiamo fatto un bel bottino di murate con questo gapet, più di 40 punti in due partite. Direi che Modena può fare davvero il colpo. La serie Verona Perugia è una serie che insegna tante cose. E noi l'abbiamo vista da fuori, abbiamo sofferto per qualche amico, tutto quanto, però ci insegna tante cose che li vuole ascoltare. Chi le vuole ascoltare è tonto e dopo perde. Elia Bossi, averti visto entrare in questo palazzetto, diciamo poco più che bambino, e poi vederti titolare in una gara di semifinale scudetto, insomma, credo che
per chi ti guarda, per chi ti conosce come noi, è una bella emozione. Immaginiamo la tua emozione. Sì, sì, l'emozione è veramente grande. Sono arrivato qua che ero in mezzo agli irriducibili a fare il tifo in curva e adesso trovarmi a giocare una semifinale playoff è veramente, veramente una grande emozione. Quindi torniamo a gara 2, una partita molto equilibrata, una partita nel quale hai giocato un ruolo determinante. E allora, nel complesso, che partita è stata e cosa hai pensato quando ti è arrivata la palla del 14-12? Allora, nel complesso è stata una partita molto 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 difficile. Abbiamo fatto un'impresa a Trento, perché eravamo sotto il primo set, avevamo fatto molta molta fatica, loro erano stati molto bravi, siamo riusciti a recuperare, poi siamo andati sotto 2-1, dal 2-1 siamo andati al 3-2. E cosa vuoi sapere dell'ultima palla? È stata una gran alzata di Bruno e io ho pensato solo ad evitare il muro e tirare forte lungo, e la palla è finita per terra. Adesso 2-0, tanto tempo a disposizione per allenarsi, e allora c'è questo punto interrogativo: come trascorrere a livello di testa, no, questo periodo che porta a gara 3 di giovedì 21? Beh, noi stiamo studiando molto molto bene tutto quello che abbiamo fatto in gara 1 e gara 2 e stiamo cercando di trarre il meglio e il peggio per migliorare. E sicuramente domani sera saremo a fare il tifo per le italiane in Champions e intanto aspettiamo Trento lavorando in palestra. 2-0, però insomma Trento ha dimostrato di essere una grandissima squadra, si deve dire, serie ancora assolutamente aperta ed equilibrata. Sicuramente, Trento non molla mai, noi non possiamo certo farci cogliere impreparati. Abbiamo visto il primo set e il primo set di gara 2. E lì ha una palla Panini che in gara 1 aveva 4.600 presenti, oggi invece sono praticamente esauriti tutti i biglietti, manca una settimana alla gara e ci sono già 5.000 persone pronte ad aspettarvi. Che cosa ti dà il palla Panini quando entri in campo? Cioè, che emozione è? Che cosa si prova? Il calore si sente ancora prima di arrivare al palazzo, si sente adesso per la gara 3 e manca ancora una settimana, e quindi figuriamoci dentro il palazzetto con tutto il palazzetto che salta, che canta e che tifa per noi. È ovvio che una serie così, quando le cose si mettono male, è difficile recuperare contro una squadra come Modena. Noi abbiamo provato due volte, quinto set lo stesso partito male, un'occasione in contrattacco, però la serie non è finita, di sicuro dobbiamo migliorare nel nostro gioco e pensare a preparare qualcosa di diverso. Cosa portare via di buono da questa partita invece? Di buono? Io gioco per il risultato, non per il buono. Abbiamo perso e oggi tutti i complimenti vanno alla parte loro. E adesso testa la semifinale con la Lube? Sì, è un'altra competizione, dobbiamo subito cambiare l'atteggiamento, cambiare la testa e preparare bene la semifinale. Max, un 3-2 difficile da digerire per molti aspetti, avete dato l'impressione di poter tenere in mano questa partita, almeno sul 2-1. Sì, è stata una partita molto equilibrata, poi alla fine loro hanno fatto meglio e hanno vinto, insomma, poteva finire in qualsiasi modo. Peccato, però se hanno vinto loro hanno fatto sicuramente qualcosina in più. È banale da dire, ma è la verità. I primi 2,5 il vostro muro ha fatto la differenza a vostro favore, poi è un po' calata l'intensità in seconda linea? Sì, è vero, abbiamo fatto tanti muri a inizio partita, poi siamo calati un po', ma quella è tutta una conseguenza. Secondo me abbiamo battuto anche un po' peggio, di conseguenza con palla in mano per Bruning è tutto più semplice, poi più difficile per il nostro muro difesa, insomma è tutto collegato, quindi sì, questa può essere una chiave di lettura, insomma, ma abbiamo anche io dico che bisogna sfruttare sempre le occasioni, no, che capitano, e abbiamo avuto delle occasioni di contrattacco che non abbiamo messo per terra. Niente, poi c'è loro sì ed è finita così davanti, insomma, 3 punti al tie break. Allora la vostra occasione sarà gara 3, anche se al Palapanini. Sì, ormai è rimasta quella lì, dobbiamo per forza vincere da loro,
l'abbiamo già fatto negli ultimi due anni, anche più di una volta. Ci proveremo anche stavolta, assolutamente, è l'unica strada percorribile, quindi ci proveremo sicuramente. Daniele, è stata una partita lunghissima, sfibrante per certi versi, cosa ha fatto la differenza? La differenza è stata all'inizio del quarto set, in cui sono partiti con troppo vantaggio, eravamo riusciti a metterli sotto con un grande entusiasmo nel terzo set, e poi non so neanche cosa sia ben successo nell'inizio quarto, dovrò rivederlo per capire bene che è successo. È un successo pesante per Modena, ma ci si può ancora credere. Oggi le due squadre sono state molto vicine a lungo. Sì, io e credo anche tutta la squadra non credo che voglia che questa sia l'ultima partita qua in casa, quindi cercheremo sicuramente di portarla a gara 4 e poi lì si vedrà. Modena ha giocato molto bene, soprattutto nella seconda parte del match con il servizio. Nella prima parte eravate riusciti ad arginarla. Ah, in realtà ha giocato il servizio bene in tutta la partita, perché comunque Nikic, anche lui che non è uno che tira sempre forte, è uno che ha provato sin dall'inizio a tirare subito tutto braccio e gli è riuscito. E nel secondo siamo più stati noi a regalare qualcosa di troppo. Dall'altra parte del tabellone 2-0 anche per la Sirsa Veticona da Perugia sulla Lube Cucina, anche Civitanova, un 2-0 che quindi dovrà trovare risposta da parte della squadra di Blengini. Giovedì si gioca in casa, andiamo intanto a sentire però i commenti post gara 2. Gioca tutto in poche settimane, un'intera stagione, forse si sta sentendo un po' la tensione, cosa sta succedendo? Ma è difficile dirlo, di sicuro facciamo fatica, perché al di là della sconfitta non è possibile uscire dalla partita, cioè, queste partite sono partite dove c'è da stare punto a punto tutta la partita, non al di là di quello che è successo nel primo set, che è importante, è stato perso sul filo di lana, abbiamo anche fatto qualche sbavatura di troppo che magari può essere stata importante per decidere quel set. Dobbiamo accettare che le partite sono lunghe, che le partite sono difficili, che qualsiasi situazione negativa va vissuta con serenità, con orgoglio però di rientrare più determinati di prima per passare subito avanti con la serenità e la lucidità per rimanere attenti ai propositi tattici che si erano indicati, e questo stasera non siamo riusciti a farlo, e questa è la parte più importante nell'analisi di questa partita, perché finito il primo set siamo usciti dalla partita, e questo in queste gare non ce lo si può permettere, in questa come in quelle che ci aspettano nel weekend e via discorrendo. E questo è un aspetto che va trattato dal punto di vista mentale principalmente. Poi è chiaro che la parte tecnica fa la sua parte, perché nel primo set ci sono state alcune cose che si potevano fare meglio, ma credo che anche loro hanno avuto le loro sbavature nello stesso set, se no non sarebbe terminato 26, con uno scarto di due punti. Però al di là di questo credo che l'aspetto principale sia proprio quello della mentale, perché dopo il primo set siamo usciti dal campo e questo sappiamo che non possiamo permettercelo, dobbiamo lavorare perché non succeda, perché saperlo lo sappiamo. Dopo una sconfitta del genere, come si riparte in vista di un weekend che lei stesso ricordava fondamentale e determinante in Champions League? Cosa dirà ai suoi ragazzi o cosa ha già detto? È difficile dare una ricetta precisa, no? È chiaro che ci sarà da confrontarsi, ci sarà da affrontare, da analizzare i temi come sempre dopo le partite, tecnici, tattici, ma credo che ci sia anche e in parte abbiamo già iniziato a farlo, da analizzare con grande serietà e con grande autocritica l'aspetto mentale, perché questo è determinante. Stasera hai provato anche con tutti i cambi possibili dalla panchina, ma nessuno ha risposto, ed è la prima volta in questa stagione che vediamo la Lube rendersi così. Non è davvero da Lube? No, infatti questo è, al di là che dispiace, è sorprendente. Io l'ho detto, i ragazzi hanno lavorato tanto, hanno sudato tanto, hanno sempre dimostrato di saper rimanere attaccati alle partite. E queste sono le partite che aspettavamo da tutto l'anno,
e questo è un aspetto che parte dalla volontà individuale, dalla capacità di non vivere con frustrazione la difficoltà che presenta una partita, di qualsiasi natura questa sia di natura come dire, sia un qualcosa che sbaglio io piuttosto che fa bene l'avversario, perché queste partite presentano tutte queste difficoltà, quindi bisogna essere in grado di accettarlo, continuare a giocare, continuare a credere di poter portare a casa la vittoria alla fine, tecnicamente, tatticamente, fisicamente, senza andare a variare il proprio atteggiamento se si presenta per qualsiasi ragione una situazione negativa. Adesso il gruppo deve dare una grande dimostrazione, in questa settimana è il momento di essere davvero cattivi, siamo con le spalle al muro e bisogna reagire. Assolutamente sì, questo io credo che sia imperativo, perché siamo nel momento della stagione che tutti aspettavamo, siamo una squadra che è stata costruita per grandi obiettivi e i ragazzi per primi lo vogliono, e quindi lavoreremo per fare questo, perché ci teniamo tutti a che questo succeda. Grebennikov, la peggiore Lube della stagione, possiamo dire, no? Non avevate mai perso 3-0 in quest'annata. Era una partita molto difficile, penso che Perugia hanno giocato molto bene durante tutta la partita, il primo set era molto difficile per noi, ma eravamo vicino per vincere il primo set, ma dopo Perugia ha fatto molto bene il pallavolo, bene, buona battuta, anche muro, era molto difficile per noi, ma adesso devo pensare al Champions. Avete un po' mollato dopo il primo set, no? Soprattutto a muro e difesa non siete stati molto bravi. Sì, perché il side out di Perugia era molto buono e ma non lo so perché, ma spero che la prossima gara noi possiamo vincere. Adesso bisogna essere bravi a cancellare questa partita, perché sabato e domenica c'è un grandissimo appuntamento. Sì, ancora un'altra semifinale contro un Trento. Noi pensiamo adesso alla Champions, perché la Champions è molto importante per noi e penso che noi possiamo fare qualcosa in Cracovia. Draga Stankovic, possiamo dire la partita che non ci aspettavamo, dopo il primo set avete smesso di giocare. Sì, ecco, una brutta sconfitta, la prima sconfitta di quest'anno, che perdiamo 3-0, anche una, abbiamo perso anche 3-1, quindi una, non posso dire sorpresa, perché la squadra di Perugia ha un buoni giocatori, una buona squadra che gioca bene, però oggi non eravamo pronti di dopo perdere il primo set, di recuperare. Oggi è stato purtroppo così, però dico che questa semifinale si gioca su in tre vittorie, quindi siamo sotto di 2-0, adesso ci concentriamo sulla Champions, che è importantissimo in questo momento, e dopo concentrarsi sulla partita, terza partita a casa nostra, di provare a riaprire queste serie. In una settimana vi giocate praticamente tutta la stagione? Sì, in una settimana due partite in Polonia, poi la terza e spero non ultima in casa contro Perugia, tutto alla fine in una settimana, tutta la stagione, due trofei molto importanti per questa squadra, e non posso dire niente altro che andiamo piano piano, passo a passo, e poi proviamo a fare il nostro meglio. Le tue condizioni? Stanno andando meglio, però non sono ancora al 100% pronto, con le medicine che aiutano un po', però spero che per sabato sarà tutto bene. Allora Boban, qui c'è il pubblico in delirio, uno spettacolo bellissimo, una bellissima partita, 3-0 alla squadra vincitrice della regular season. C'ho pochissima voce, perdonami, una grande squadra stasera. Sì, abbiamo giocato veramente bene, abbiamo giocato anche in momenti difficili una grande pallavolo, e posso dire solo bravissimi ragazzi, dal primo all'ultimo ci siamo espressi a livelli altissimi, e quello che mi soddisfa, non lo so se come devo reagire, sono molto contento di questa vittoria. Certamente, sappiamo benissimo, siamo 2-0 nella serie, che ovviamente non è poco, ma non basta, lo sappiamo benissimo. Adesso avremo una settimana abbondante prima di gara 3,
Però restiamo a stasera, poi a gara 3 ci penseremo a domani. Avevamo lasciato questo palazzetto con la sconfitta in gara 4 con Verona, con la delusione della sconfitta in gara 4 con Verona. Va bene, abbiamo ripagato questo bellissimo pubblico con gli interessi stasera. Sicuramente, ma noi li abbiamo fatto innamorare con il nostro impegno e penso che di nuovo si respiri a quest'aria. Adesso, quando lontano possiamo andare, vedremo, perché noi lavoriamo giorno dopo giorno per essere ancora più bravi. Noi dobbiamo approfittare, diciamo, di tutto quello che succede. Loro vanno a Cracovia, giocano Coppa Campioni, noi ci alleniamo, ci prepariamo di fare un assalto subito e di cercare di fare ancora una bellissima partita come stasera. Bobba, non ci più domande, complimenti, bravissimo. Grazie a voi. Allora Luciano, MVP di questa sfida, te lo dico io, partita meravigliosa la tua, di tutta la squadra. 3-0 la Lube, una squadra forte come la Lube, ci voleva la Sir perfetta nel palazzetto perfetto, è stata una serata perfetta questa. MVP la squadra, soprattutto, abbiamo giocato veramente bene, anche che sappiamo che la Lube è una grandissima squadra e ci metterà in difficoltà di qua anche alla fine della semifinale. Oggi siamo riusciti a giocare come squadra, da un vero team, nei momenti di difficoltà di uno sempre uscì un altro, quindi grazie a quello io posso anche, diciamo, esprimere un po' meglio. Però complimenti a tutti quanti, soprattutto a questi meravigliosi tifosi, ma soprattutto a noi che ce l'abbiamo messo tutto, stiamo lavorando veramente forte e ci meritiamo qualcosa in più, però è duro ancora. Senti, benissimo in battuta, benissimo muro difesa, da fuori sembra che l'abbiamo vinta lì, tu che dici? Penso che l'abbiamo vinto non mollando nessun momento, anche quando eravamo sotto il primo set 21-20, comunque siamo riusciti a stare lì sul pezzo tutta la partita. E dopo, quando prendiamo il vantaggio, anche noi sappiamo accelerare veramente forte e siamo riusciti ad avere quel vantaggio che ci ha permesso di vincere questi ultimi due set. Senti, un'ultima cosa, il boato sull'ace del 23-14, l'hai sentito? La venivo preparando, non sapevo quando e quando rischiarla, quando no, però comunque anche se non batto benissimo ultimamente provo a variare un po' troppo, così quando vanno a fare il video non sanno dove cavolo vado. I capelli nuovi portano bene, Lucio. Sono brutto, ma mentre che vinciamo vanno bene. No, va bene lo stesso, grazie Lucio. Giovedì quindi si torna in gara per quelle che potrebbero essere le partite decisive per chiudere entrambe le serie. Si gioca alle 20.30 in contemporanea con Cucina Lube Banca Marche Civitanova contro Sir Safety Conan de Perugia e DHL Modena di Atec Trentino. Nel caso serva un ulteriore incontro, si disputerà gara 4 domenica 24 di aprile alle ore 17.30. È già stato deciso che ad aprire il programma saranno Sir Safety Conan de Perugia contro Cucina Lube Banca Civitanova. Invece alle 19.15, se dovesse servire gara 4, toccherebbe lunedì 25 di aprile a Dietec Trentino contro DHL Modena. L'eventuale gara 5, ovviamente saremo qua a raccontarvela la prossima settimana, si disputerebbe mercoledì 27 per quanto riguarda Civitanova Perugia e giovedì 28 per Modena Trentino. Ovviamente però tutto sarà deciso da giovedì, dal 2-0 che sia Modena che Perugia hanno sulle rispettive avversarie. E ora cambiamo nuovamente la nostra parte di programma, ci andiamo a concentrare su quanto sta accadendo nei playoff di Challenge Cup. Una Challenge Cup che, come ricordate, qualche settimana fa ha vinto Verona, sarà proprio la squadra di Andrea Giani ad ospitare le Final Four. Stravolto il programma, si doveva giocare il 24 e 25 di aprile, invece è stato deciso di andare in campo il 22, quindi venerdì, e domenica 24. Le quattro squadre ammesse a queste finali, che assegneranno un posto in Europa l'anno prossimo, sono i padroni di casa della Calzedonia Verona, Ninfa Latina. Dall'altra parte ci giocheranno invece il titolo, l'ex Privia Molfetta e LRP Piacenza. Verona che si è imposta sul Romagna per 2-1, ha chiuso la propria serie. Ninfa Latina che invece ha eliminato la Reviver Milano per 2-0. 2-1 anche per l'ex Privia Molfetta sul G Gruppo Monza. Facile invece il percorso dell'LRP Piacenza sul Tonazzo Padova, 2-0 la serie. Si gioca, come detto, in due momenti, venerdì le semifinali e poi
poi invece domenica la partita decisiva. Andiamo quindi a vedere e a sentire soprattutto le interviste post partita di Calzedonia Verona e CMC Romagna. Una stagione infinita, una stagione che voi evidentemente non volete far finire. E ci voleva questa soddisfazione ulteriore anche per il pubblico. Ma è come una partita, no? La partita finisce quando cade l'ultima palla. Stessa cosa vale per la stagione. Noi non è solo una questione di essere professionisti. E quando si gioca bisogna sempre giocare per vincere, qualsiasi sia l'obiettivo. È chiaro che questo che stiamo giocando non è l'obiettivo principale, perché una volta che si è usciti dal playoff scudetto è chiaro che questo playoff della challenge ha un sapore diverso, però anche in questo sono partite vere, non è che sono amichevoli, per cui noi dobbiamo entrare in campo sempre per vincere qualsiasi partita, ma questo a maggior ragione ci dà un'identità diversa. Io credo che noi ogni partita che andremo a giocare, al di là del tipo di obiettivo, noi si gioca a vincere, perché questo identifica l'atleta, identifica una squadra, e noi dobbiamo avere sempre la stessa mentalità, la stessa determinazione. È chiaro che è un obiettivo diverso, però noi quando giochiamo dobbiamo giocare sempre per vincere. Giocare sempre per vincere, è chiaro che il tuo lavoro comunque ha incontrato degli ostacoli ultimamente, perché hai dovuto fronteggiare vari problemi, alla fine comunque ne siete usciti. Ma sì, questa è una squadra costruita anche per quello, l'abbiamo visto anche nel corso del girone del ritorno, quando ci sono mancati diversi giocatori. Era chiaro che dopo 11 partite in 35 giorni con tantissimi tie-break, siamo avuto dei giocatori, c'erano dei giocatori in difficoltà fisica, avevano bisogno di ricambio. Non ci possiamo permettere di perdere queste partite. I giocatori che hanno preso il posto dei titolari hanno avuto l'occasione, hanno l'occasione di far crescere la nostra squadra sempre, di giocare per vincere, lo dicevo prima. Per cui sono contento delle prestazioni dei ragazzi che hanno giocato meno in questa stagione e che adesso stanno tirando il gruppo. Ma questo è la forza di una squadra. Quando si avvicendano i leader, no, questo è quello che deve succedere, quello che sta succedendo. Carmelo Gitto, per te la giornata perfetta, Calzedonia semifinale, MVP, ti hanno dato finalmente una bottiglia anche a te, l'apri già stasera. Quelle di solito durano poco a casa, le condivido, di solito le condivido, non le bevo tutte da solo, però diciamo di sì, dai, sono contento per la prestazione, prima di tutto per la vittoria, poi sono contento anche perché è arrivata una buona prestazione e siamo riusciti a portare a casa il risultato e a guadagnarci l'accesso alla finale, alla Final Four, che era quello che volevamo. Io non so dove riusciate a trovare le forze dopo così tante partite, energie fisiche, anche tante energie nervose, chilometri su chilometri, e ricostruirsi dopo anche quell'amarezza che sicuramente avete ancora dentro della partita persa con Perugia. Sì, sicuramente iniziamo dalla fine, se parliamo della partita di Perugia ci resta sicuramente un grande amaro anche per come sta proseguendo adesso la semifinale. Noi pensiamo sicuramente cambia tutto, però potevamo esserci noi adesso al posto di Perugia con una Macerata che comunque non è in grande forma, non sta proponendo un ottimo volley come di solito ci ha abituato. E riguardo alle energie, sì, è dura, quest'anno è stata dura, abbiamo giocato molte partite in poco tempo e ci ha salvato la voglia di giocare comunque di tutti e di stare uniti. Ogni tanto capita di disunirci, comunque di essere un po' più stanchi a volte fisicamente, a volte mentalmente, però alla fine fino adesso siamo sempre stati bravi nelle partite importanti ad essere tutti uniti e remare dalla stessa parte. Final Four ufficiale a Verona, speriamo di ritrovare se non tutti, almeno tanti di quei 5.000 che vi avevano accompagnato nelle partite di playoff. Sì, questo è un augurio che facciamo a tutti i tifosi, a tutta Verona, perché giocare con un palazzetto pieno come l'ultima partita di Perugia è sempre bellissimo, una grande emozione per tutti, per lo spettacolo, per il volley e per Verona soprattutto. Dopo aver sentito quindi i protagonisti della Calzedonia Verona, andiamo a sentire come ha commentato il coach della Romagna, Cantor, l'eliminazione della sua squadra. Ogni squadra ha sempre un impianto in una stagione,
così lunga e impegnativa, però non mi lamento. La squadra di Toccantoro ha fatto quello che doveva fare, lottare per i playoff. A livello di impegno e sacrificio non posso dire niente perché i ragazzi hanno sempre dato tutto. Abbiamo fatto il nostro dovere e il nostro gioco fino all'ultimo punto. Come detto, invece, dall'altra parte del tabellone si è qualificata l'Exprivia Molfetta, che si è imposta sulla G Group Monza. Alla termine, De Pandis della Molfetta ha commentato dicendo che è una vittoria che volevamo a tutti i costi. La Final Four di Challenge era un nostro obiettivo e per raggiungerlo credo sia stato determinante il fattore campo, oltre alle qualità tecniche come battuta e ricezione, fondamentali nel corso del match. Chiudiamo anche con il commento da parte della G Group Monza di Marco Rizzo. Siamo partiti contratti nel primo set, facendo subito 4 errori in ricezione. Forse con un altro approccio avremmo potuto prolungare questa gara al tie break. Probabilmente la presenza di Hernandez ci ha destabilizzato, abbiamo commesso qualche errore, nonostante penso che ce la siamo giocata alla pari. Faccio i complimenti a concluso Rizzo, all'Exprivia e un grande in bocca al lupo per l'avventura nelle Final Four. Come detto, si giocherà venerdì 22 di aprile, non sono state ancora comunicate mentre andiamo in onda gli orari, comunque gli abbinamenti sono, ve lo ricordo, Calzedonia Verona, Ninfa Latina, Exprivia Molfetta, LRP Piacenza. La finalissima domenica 24, ovviamente la vincente delle due semifinali. E ora invece salutiamo la Superlega Unipossai, ci concentriamo su quanto sta accadendo nella serie di A2. Una 2 che è già ai playoff, si sono disputate le semifinali con gara 2 che ha visto la Tono Calipo Calabria Vivo Valenza imporsi per 3-2 sulla Conad Reggio Emilia. Dall'altra parte invece 3-0 della Globo Banca Popolare Frusinate Sora sul campo della Mauris Italiana Assicurazione Tuscania. Il prossimo turno in programma mercoledì 20 di aprile alle ore 20:30, questa è gara 3 delle semifinali. L'eventuale gara 4 è invece in programma lunedì 25 di aprile alle ore 18. L'eventuale gara 5, che chiuderebbe questa serie di semifinale dei playoff di serie A2 Unipossai, invece giovedì 28 alle ore 20:30. Di questo però ovviamente parleremo la prossima settimana. Intanto grazie di essere stati in compagnia di Top Volley, buona settimana a tutti voi.